Siamo in compagnia di Luca Vanni al Challenger di Brescia, primo turno hai battuto Stefano Travaglia, era da un po' che non vincevi appunto all'esordio in un Mendrò. Sì, erano diversi tornei anche se lottati, perché sia a Brest che a Budapest che anche la settimana scorsa con Sonego lotto ma non vinco. Insomma, è arrivata questa vittoria soprattutto perché viene anche contro Stefano, siamo compagni d'allenamento, quindi anche se lui è specialista a terraiolo era sempre ostico, perché comunque come si è visto ha un grande servizio, quindi qui a Brescia è molto veloce e difficile da rispondere, quindi sono molto contento per questa vittoria che mi dia un po' di fiducia per il prossimo turno. Parliamo appunto di fiducia, ti è mancata quella e quali altre caratteristiche, quali altre cose ti sono un po' mancate dopo la vittoria, no? A Segovia. Esatto, nel Guarda che ti posso dire che il problema nasce dall'anno scorso, che ho giocato fino alla fine dell'anno tante partite, ho avuto poco tempo di riposo e ho avuto poco tempo di preparazione. L'anno che è iniziato ho perso 6-4, 7-5 al terzo con i vari Zverev, Chiudinelli, Daniel Evans e chi più ne ha più ne metta, tutte partite lottate che mi hanno buttato un pochino giù. Dopo ho anche contratto la mononucleosi, quindi ho stato 4 mesi, insomma non sto a spiegare il fatto della malattia così, e poi ho ripreso bene a luglio, dove ho fatto anche quarti di finale sia a Todi che a Recanati battendo degli ottimi giocatori e la vittoria appunto a Segovia. Poi ho sbagliato io, che ho fatto anche degli errori personali e dove ne ho pagato le conseguenze, dove mi sono dovuto riallenare a settembre, così non ho preparato bene gli US Open, e quindi non è solo, non parlo di sfortuna inteso che mi piango addosso, no, ho fatto anche io gli errori e quindi ho pagato un po' le conseguenze. Speriamo che questa vittoria mi dia fiducia per continuare a lavorare come sto facendo già ogni giorno, però sai, è un po' meglio quando arrivano anche qualche vittoria, lavori con un pochino più di euforia, di emozione, che ultimamente era andata a mancare, diciamo. Ultima battuta per il 2017, preparazione, immagino a Poligno, sì, già fatto una sorta di programmazione. Sì, penso di andrò a giocare agli Australian Open di sicuro, non so se farò quelli lì e basta, perché appunto la stagione finirà anche quest'anno il 29 di novembre e forse ho bisogno anche di fare un po' di giorni di riposo a casa e di allenarmi bene per l'anno prossimo. L'obiettivo è ritornare al mio best ranking e magari migliorarlo. Non si può mai dire mai in questo sport, quindi abbiamo gli esempi in casa nostra come Paolo e vari altri ancora, quindi diamoci sotto e proviamo a fare il possibile. Allora noi ti ringraziamo e ti facciamo un grosso in bocca al lupo per il torneo e anche per il finale di stagione. Grazie mille. Ho vinto una partita.